Anche Gelindo Bordin tra i partecipanti della Run for Tolentino, la corsa della ricostruzione organizzata dal gruppo Poltrona Frau che domenica mattina ha invaso la città. Centinaia di partecipanti, grandi, bambini, perfino cani, che hanno camminato o corso per 5 o 10 chilometri senza scopo agonistico in un percorso che ha attraversato la città di Tolentino partendo dal Poltrona Frau Museum. L'evento si è svolto in due tappe, il 17 settembre a Meda, in provincia di Milano, e il 24 a Tolentino. Il gruppo Frau userà i fondi per ampliare la scuola primaria e dell'infanzia Achille Grandi di Tolentino, una delle città duramente colpite dal sisma del centro Italia. Con questo progetto, 200 bambini con aule inagibili potranno essere trasferiti nell'istituto in spazi sicuri per studiare e giocare. Una corsa per un grande traguardo a cui in tanti hanno risposto con grande sensibilità, cittadini, dipendenti e collaboratori Frau, istituzioni, nomi dello sport, come il campione tolentinate di nuoto Simone Ruffini, Nazareno Rocchetti e il testimonial dell'evento, il maratoneta campione olimpico a Seul 1988, Gelindo Bordin. Sì, oggi è stata una bella giornata di sport, di solidarietà, con il sorriso, quindi poco agonismo, tanta voglia di stare assieme e un piccolo segnale, per chi ha sofferto questa terribile vicenda lo scorso anno e soprattutto cercando di dare una mano ai più giovani, quindi ricostruendo questa scuola, per stare vicino alla loro crescita, che sono poi il nostro futuro. Lo sport in questi casi apre molti cuori anche. Sì, lo sport dovrebbe comunque sempre essere un segnale di solidarietà, anche se a volte si affrontano grandi sfide, ma nel rispetto dell'avversario. Quindi dobbiamo essere i primi, noi uomini dello sport, a dare dei segnali importanti, anche perché la vita con noi è stata benevola, abbiamo avuto tanta fortuna e quindi quando è possibile, quando ci danno la possibilità di aiutare qualcosa, penso sia la cosa più importante da fare. In un momento difficile come questo, l'iniziativa della Poltrona Frau insieme alle aziende correlate è stata davvero bellissima perché tra l'altro ha centrato pienamente l'obiettivo che era stato inizialmente posto, cioè quello di aiutare l'allargamento degli spazi nella scuola grandi. È stata raccolta, mi pare, una cifra molto importante e naturalmente bisogna ringraziare chi ha avuto quest'idea. Sia da Meda che è partita da lì naturalmente perché questa dice la storia e poi naturalmente qui a Tolentino oggi dove ci sono state centinaia e centinaia di persone che si sono iscritte di ogni età e che hanno voluto contribuire a questa iniziativa. Naturalmente il ringraziamento primario ancora una volta va al cavalier Franco Moschini che era qui con noi questa mattina che se c'è tutta questa realtà è merito suo. E quindi non lo potremo mai dimenticare un solo istante. Poi naturalmente a Graziano Marzioni e a tutti gli altri che hanno reso possibile questa mattinata stupenda baciata dal sole. E naturalmente ringrazio gli ospiti che erano qui e che rappresentano il mondo dello sport a vario titolo, come Fabrizio Castori, Simone Ruffini, Gelindo Bordin, grandissimo campione, e tutti gli altri. Insomma, una giornata dove il popolo, la vera espressione del popolo, popolo che crea, che unisce, che fa per il paese, per l'Italia, per il tricolore, era qui e ha dimostrato di come si fanno le cose. Quindi sono contento, sono felice per Tolentino, ma in generale per l'Italia, perché questo è il tessuto buono della nostra società. Una staffetta della solidarietà Meda Tolentino organizzata da Poltrona Frau. Lei stasera ha partecipato ad entrambi gli eventi. Qual è il consuntivo di questa corsa per la ricostruzione? Ma direi che abbiamo centrato pienamente l'obiettivo perché grazie allo sport siamo riusciti a gemellare due città, Tolentino e Meda, che erano già unite per l'importanza dei due poli produttivi e che ora sono unite ancora di più nel segno della solidarietà. Lo spirito è stato il medesimo, quello di una bellissima giornata trascorsa con il sorriso, tutti insieme, correndo per dei bambini e soprattutto per l'ampliamento di una scuola che sta ospitando dopo il terremoto un'altra scuola.
scuola. E quindi un progetto di solidarietà meraviglioso, perché è rivolto ai più piccoli. È il volto bello e diverso dello sport, è quello che ci permette di stare insieme e di conoscere soprattutto il valore umano di tanti campioni sportivi che si sono prestati gratuitamente per Tolentino. Anche Fabrizio Castori alla Run for Tolentino, un messaggio di speranza per la città. Com'è andata questa passeggiata? È andata benissimo, intanto sono riuscito a portarla a termine insieme al sindaco e al mio amico Mazzarello Rocchetti. Poi sono contento perché c'è stata una bella partecipazione da parte dei cittadini di Tolentino, che sono sempre sensibili a questo genere di iniziative. E quindi niente, una forma per essere solidali, vicini e per ripartire. Nazareno Rocchetti, tra i testimonial di questa Run for Tolentino, che emozione è stata camminare per questo scopo di solidarietà? È stata una cosa veramente stupenda e bellissima vedere tanta gente unita da una cosa comune, la solidarietà. Vedere bambini, donne, ragazzi della mia età, non più tanto ragazzi, è stata una cosa molto bella, ma credo che sia una cosa molto giusta, perché questo è il momento di dare qualche cosa a quelli che hanno subito veramente delle cose abbastanza pesanti. Com'è andata questa passeggiata, soprattutto grande partecipazione per uno scopo importante della città? È stato un evento molto sentito, è un piacere vedere che questa mattina si sono ritrovate così tante persone. Io voglio ringraziare gli organizzatori, voglio ringraziare Poltrona Frau, perché credo che sia la prima manifestazione di questo tipo, ma credo che sicuramente non sia l'ultima, vista anche la partecipazione. Molti agonisti, quindi significa che lo sport è veramente molto sentito anche qui in città, quindi perché no? Probabilmente l'anno prossimo vedremo qualcosa di simile. Lo scopo è sicuramente molto nobile, non so ancora l'incasso definitivo, ma posso dire che la destinazione sarà per la nostra scuola Grandi, quindi credo che la motivazione sia più che importante. Un saluto finale di incoraggiamento per la città di Tolentino. E a tutti voi un grande abbraccio, so che siete un popolo molto forte, quindi ci assomigliamo molto, essendo io veneto, sono sicuro che tra breve questa cittadina sarà di nuovo una cittadina bellissima come lo era. Chiaramente ci vuole anche grande coraggio, perché a volte la vita nasconde delle insidie importanti come questa.